Andrea Camploni, intanto piacere rivederti in splendida forma. Devo dire che insomma ci tieni al tuo fisico. Non è che ci tengo, per la salute. Per la salute è fondamentale. Era un po' sovrappeso, adesso piano piano stiamo perdendo un po' di peso. Però non giochi più meglio. No, peso le scarpe anche ora, basta. Anche perché se faccio una partita adesso la recupero dopo una settimana, quindi dolori dappertutto, quindi basta. A parte gli scherzi, Andrea, facciamo anche un po' di cronaca perché è arrivata poc'anzi una telefonata molto importante da Teramo, Andrea Iaconi, lo possiamo dire? Ma è arrivato, mi ha salutato più che altro. Però, mi ha salutato, ci sentiremo più in là, più tardi, nel senso adesso non potevo parlare, quindi più in là. Però c'è già un primo contatto, quindi mai dire mai. Ecco. Ma no, noi il dialogo è aperto a tutti, noi ormai siamo dei professionisti, quindi andiamo a sentire se ci sono delle basi importanti, perché non andare? Non è la categoria che mi fa paura, anche perché sono stato un anno e mezzo fermo, quindi alla fine rimettersi in discussione ogni tanto fa sempre bene. Anche perché lo ricordiamo, Iaconi ti scelse nel lontano 2007 la guida del Pescara, un breve periodo, era estate 2007, per motivi legati alla società, diciamo così, no? C'era una situazione poco chiara, lasciasti l'incarico. No? Era una situazione un po' drammatica, diciamo. Eufemisticamente poco chiara. Ecco, visto che poi l'hanno pescato poi all'ultimo giorno dell'asta lì, del fallimento. Quindi sì, Andrea lo conosco da tanto tempo, quindi c'è una stima reciproca, è normale che mi ha chiamato, sentiremo che cosa mi dirà, cosa i programmi che hanno che vogliono sviluppare. E vediamo. Un paio di mesi fa neanche hai detto proprio ai nostri microfoni: nessuno mi chiama più, evidentemente non sono agganciato a certi carri, però insomma la telefonatina è arrivata. Sì, sì, quanti mesi sono passati? Un paio di mesi. Anche qualcosina in più. Beh, certo, l'ultimo anno e mezzo. Esatto. Quasi due, 37 mesi. Vuol dire che si sta smuovendo qualcosa, speriamo che uscirà qualcos'altro.